Salve a tutti, io sono Dragon Gamer e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi per voi ho un controller per PC e PS4 davvero eccezionale che mi è stato gentilmente inviato per questa recensione dal signor Roberto e da Astro Gaming, ditta che non ha bisogno di presentazione. Sicuramente conoscerete meglio di me le loro meravigliose cuffie adatte effettivamente ai gaming enthusiast, ovvero ai videogiocatori più esigenti. Ammetto, spero proprio un giorno di poterle recensire io stesso perché ne ho sempre sentito parlare così bene. Mentre invece oggi mi hanno inviato, come dicevamo, questo loro meraviglioso controller che è stato rilasciato alcuni mesi fa. L'ho testato per 2 settimane e oh mio Dio ragazzi, non si torna più indietro, non prenderò mai più in mano un controller standard della PS4. Il modello che quest'oggi andremo a scoprire è il C40TR. TR sta per Tournament Ready, perché questo controller è pensato effettivamente per i videogiocatori più esigenti e per chi non vuole essere mai deluso dal proprio dispositivo. E credetemi, l'ho usato anche su PC e sono pienamente soddisfatto. Hanno creato un prodotto davvero incredibile. Allora, un plauso anche solo per la confezione. Mi piace quando un prodotto ha una confezione che è fatta veramente bene, sia a livello di design che di estetica e via dicendo. Come ho detto, questo è un controller che ha un livello di personalizzazione, come andremo a scoprire, davvero superiore rispetto agli altri controller con cui ho avuto a che fare negli scorsi mesi. Ma bando alle ciance e andiamo a far velocemente un veloce unboxing. Allora, il bello è che all'interno della confezione hanno inserito diversi accessori, ma soprattutto è presente la custodia per il trasporto, che è bellissima. Pochi controller effettivamente vi viziano direttamente mettendovi la bellissima custodia per il trasporto, che se la andate ad aprire vi rivelerà il suo meraviglioso contenuto, ovvero il C40TR stesso. Ragazzi, guardate che spettacolo di controller, lo adoro alla follia. Dopo 2 settimane devo dire che non riuscirò mai più a separarmene. Allora, a livello di design mi piace il lavoro che Astro Gaming ha fatto, unendo uno stile leggermente futuristico a un altro minimalista. E ancora una volta l'accoppiata fra un grigio scuro e il nero ovviamente lo rende praticamente unisex, e che va bene effettivamente sia per un pubblico più femminile che per un pubblico più maschile. Ed il bello è che anche a livello estetico lo potete personalizzare. Infatti questa placca qua frontale la potete rimuovere, come andremo a vedere dopo, e potete acquistare separatamente altre placche qualora effettivamente vogliate dare un tocco più originale al controller, oppure qualora ne aveste più di uno lo potete personalizzare in modo tale da identificarlo più correttamente. Devo dire che questo controller è davvero confortevole, lo potete utilizzare per ore e ore senza nessun problema. Un'unica nota dolente forse è il peso di poco più di 300 grammi che effettivamente si fa sentire rispetto al classico controller PS4, che è decisamente molto più leggero. Ma il peso è anche giustificato dalla capiente batteria del C40, che praticamente vi permetterà di giocare con un'unica carica per circa 12 ore, che rispetto al classico controller PS4 è decisamente molto di più. Ma il bello è che lo potete utilizzare o in wireless o addirittura a filo. Allora, se giriamo sulla parte posteriore, potete vedere che è presente la porta USB, che vi permetterà non solo di ricaricare la batteria interna del controller, ma anche di utilizzarlo tranquillamente tramite la connessione a cavo, in modo tale da non scaricare la batteria interna. Potete passare dalla modalità senza fili alla modalità a filo semplicemente spostando questo interruttore verso una parte oppure verso l'altra. Il cavo ovviamente è incluso nella confezione ed è lungo ben 2 metri, il che vuol dire che potrete anche utilizzare il controller a una distanza considerevole dal vostro televisore. L'altro pulsante qui lato vi permette di passare da un profilo all'altro, sì, perché potete personalizzare e configurare effettivamente il suddetto controller come vi pare piace. Tramite computer c'è un software dedicato, mentre invece, come andremo anche a vedere tra poco, potete impostare alcuni livelli di personalizzazione direttamente dal controller stesso senza passare per il vostro computer. E se ruotate il controller noterete che sulla parte inferiore sono presenti prima di tutto queste 2 levette rosse, le potete spostare verso il meno oppure verso il più, e permetteranno di regolare l'escursione effettiva del pulsante prima della sua attivazione. Cosa vuol dire? Se lo impostate verso il meno dovrete premere leggermente il pulsante prima che si attivi, se lo impostate verso il più dovrete far fare al pulsante tutto il percorso prima che si attivi. Questa è una personalizzazione davvero molto utile, soprattutto se dovete giocare con uno sparatutto, ma il bello è che ognuno dei 2 grilletti può essere impostato tramite una leva dedicata, quindi a seconda delle vostre necessità. Ma una delle funzionalità più utili di questo controller
controller è la presenza di questi due pulsanti sulla parte inferiore, e di bello che li potete impostare come vi pare piace, e loro effettivamente emuleranno la pressione di qualunque dei pulsanti sulla parte superiore. E voi direte: ma a cosa mi serve? Allora, immaginate che state facendo uno sparatutto. Se dovete utilizzare anche i pulsanti qua sopra, dovete spostare il dito dalla classica telecamera effettivamente alla pulsantiera. Mentre invece, se fate in modo che questo pulsante emuli ad esempio il quadrato, voi potrete continuare a muovere la telecamera, mentre invece con il medio o con l'anulare, a seconda delle vostre necessità, potete premere il pulsante sotto, continuando a gestire la telecamera senza doverla necessariamente abbandonare. Come ho detto, li potete configurare come vi pare e piace, con qualunque dei pulsanti qui, i grilletti o addirittura il D-pad da questo lato. Potete fare tutto quello che vi pare. E questi due pulsanti li potete personalizzare al volo senza bisogno di nessun software. Vi basterà premere il pulsante qua sotto per 5 secondi, selezionare il pulsante che volete personalizzare ed infine andrete a premere il pulsante che lui deve andare ad emulare. Quindi nel giro di 10 secondi avrete cambiato l'impostazione a seconda delle vostre necessità, lo potete fare al volo durante una partita. Ovviamente, come ogni classico controller PS4, è presente il touchpad qua sopra, che è anche un pulsante. Ci sono i classici pulsanti per lo share e per l'option, e qua davanti c'è il jack da 3,5 mm a cui collegare tranquillamente le vostre cuffie e ovviamente anche l'altoparlante. Ma il bello è che la personalizzazione di questo controller la dovete ancora vedere. Allora, passiamo effettivamente al contenuto della confezione. Come potete notare, è presente un cacciavite che entro pochi secondi andremo a utilizzare. Ecco qua. Ovviamente c'è il trasmettitore USB, eccolo qua, che potete collegare o alla vostra PS4 o al vostro computer, e nel giro di pochi secondi potrete utilizzare al volo il dispositivo. Se lo collegate sulla PS4, unica nota dolente, non la potete accendere tramite la pressione del pulsante PS, dovrete manualmente premere il pulsante sulla console, dato che è un controller compatibile e non utilizza dei pezzi originali, ma vabbè, è un fastidio davvero minore. Mentre invece, se lo collegate al computer, potete scaricare direttamente il software e potete configurare quindi il controller, come dopo vi farò vedere, nel giro di pochissimi secondi. Ma non è ancora finita, ragazzi, perché potete personalizzare ad esempio la posizione dell'analogico e del D-pad. Ad esempio, li potete invertire in modo tale che l'analogico si trovi sopra e il D-pad si trovi sotto, come normalmente accade con i controlli dell'Xbox. Se avete una mano grande ad esempio come la mia, ammetto che ogni volta far rientrare i pollici è un attimino scomodo. La posizione dell'analogico al posto del D-pad qua sopra personalmente la trovo davvero molto comoda. Beh, col C40 lo potete fare, ma soprattutto potete anche personalizzare effettivamente la testa del joystick analogico del controller. All'interno della confezione, come potete notare, ne sono già presenti alcune, basterà rimuoverle ed ecco qua. E se la andate a guardare più da vicino, potete notare che questa nuova testa è più lunga rispetto all'altra. Ce ne sono anche di concave, convesse, a seconda delle vostre necessità, ce ne sono a decine all'interno dello store. Ma soprattutto potete anche personalizzare il D-pad qualora questo non vi piacesse, e ne troverete sicuramente qualcuno che farà il caso vostro. E ora capite effettivamente a cosa serva il cacciavite. Vi permetterà di rimuovere in maniera molto veloce le quattro viti superiori. Vi basterà tirare verso l'alto la mascherina e voilà! Ora potete anche, come dicevamo, personalizzare la posizione dei vari componenti. Tirate verso l'alto ed ecco qua che il componente si rimuove. Tirate anche l'altro e voilà! Ed ecco che nel giro di pochi secondi il C40TR ha assunto una nuovissima e unica configurazione. Ragazzi, davvero un prodotto meraviglioso, col valore aggiunto della custodia per il trasporto, che vi permetterà quindi di portarlo con voi qualora dobbiate andare da un amico o altro. Ma soprattutto qua sopra, come vi dicevo, è presente il lunghissimo cavetto USB per ricaricarlo in caso di necessità. Però, come vi dicevo fin dall'inizio, è dedicato ad un pubblico che pretende il massimo dal proprio controller e che ha bisogno di una personalizzazione davvero incredibile, perché in questo caso, ragazzi, ce l'avete sia a livello di prestazioni, estetica e ovviamente anche di settaggi vari. E come vi dicevo prima, se collegate il controller tramite la porta USB al vostro computer, potete arrivare a un livello di configurazione davvero incredibile. In questo caso potete selezionare il primo o il secondo profilo qualora li abbiate effettivamente configurati entrambi. Per adesso io ho solo quello di base, e potete vedere che dalla mappatura possiamo effettivamente configurare qualunque pulsante presente sul controller, quindi non solo quelli posteriori che si chiamano UL e UR, che è qualcosa di davvero unico, siamo onesti. Se passiamo invece a joystick, potete vedere che possiamo personalizzare la sensibilità del joystick sinistro oppure di quello destro.
destro, andando quindi a variare il valore corrispettivo all'uno oppure all'altro. E la stessa cosa la possiamo fare anche per i grilletti: sensibilità del grilletto sinistro e sensibilità del grilletto destro. Se passiamo invece alla sezione audio, abbiamo accesso ad un piccolo equalizzatore che ci permetterà quindi di configurare le frequenze basse o alte provenienti dalla nostra console e che raggiungeranno le nostre orecchie tramite la connessione con jack da 3,5 mm, ovvero tramite le cuffie. Possiamo anche aumentare o diminuire la sensibilità del microfono, aumentare o diminuire il riverbero e decidere anche la potenza dell'altoparlante integrato all'interno del controller. Infine, nella sezione effetti, possiamo aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione sia dal lato sinistro che dal lato destro e aumentare o diminuire la luminosità del LED integrato. Buona ragazzi, io direi che allora per questa recensione è tutto. Ringrazio ancora una volta Astro Gaming per avermi fatto provare questo meraviglioso controller. In descrizione ovviamente trovate il link al sito di Astro Gaming per avere maggiori informazioni e anche su Amazon per poter eventualmente valutare se acquistare questo meraviglioso prodotto e credetemi, non tornate indietro. Tenetelo sott'occhio, magari sicuramente lo trovate anche in sconto, il che vi permetterà di risparmiare qualche eurozzo. Bueno, io spero che questa recensione vi sia piaciuta, lasciate quindi un bel mi piace e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao ciao!